Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Migranti, l'Unione Europea e la Turchia rimandano l'accordo. Renzi, i conti pubblici sono allo strasicuro. In America, Bloomberg scioglie la riserva, non mi candido. I leader dell'Unione Europea e il primo ministro turco Davutoglu non sono riusciti a raggiungere un accordo per affrontare la crisi dei migranti. Dopo oltre 12 ore di riunioni hanno solo concordato di lavorare su dei principi di base in vista del Consiglio Europeo del 17 e 18 marzo, nel quale si spera di finalizzare i dettagli e siglare un'intesa. Non c'è nessuna manovra aggiuntiva per l'Italia, i conti non sono al sicuro ma allo strasicuro, lo ha assicurato il presidente del Consiglio Matteo Renzi. L'idea dei politici che quando non sanno cosa fare aumentano le tasse in Italia è finita, rivendica Renzi. 25 miliardi di tagli alla spesa pubblica sono stati fatti, la cosiddetta spending review. L'ex sindaco di New York, Bloomberg, ha sciolto la riserva escludendo la possibilità di una sua candidatura nella corsa per la Casa Bianca, perché, ha spiegato, la presenza di un candidato indipendente potrebbe fare il gioco di Donald Trump o del senatore Ted Cruz. Bloomberg, sindaco di New York dal 2002 al 2013, ha poi attaccato Trump, che ha detto conduce la campagna presidenziale più demagogica e divisiva che io possa ricordare, facendo leva sui pregiudizi e le paure della gente. È stato arrestato questa mattina dagli agenti della polizia di Milano un 50enne di origine sudamericana, padre di una chiesa evangelica. L'accusa a suo carico è quella di abuso su minori. Le vittime accertate per adesso sarebbero due bambine di 9 e 11 anni. Ancora maltempo sull'Italia per colpa di una nuova perturbazione in transito sulle nostre regioni che sta portando rovesci e nevicate anche a bassa quota. Particolarmente colpite le regioni tirreniche, non mancheranno schiarite, soleggiate, alternate le piogge che non ci lasceranno almeno fino a giovedì. La Nike ha sospeso temporaneamente il rapporto di sponsorizzazione con Maria Sharapova, risultata positiva al Meldonium, farmaco entrato nella lista delle sostanze dopanti. La Sharapova ha spiegato di aver preso una sostanza proibita, ignorando che questa fosse tale. Ho fatto un errore enorme, so che ne pagherò le conseguenze, ha detto la tennista.